Eccoci qua con Marco Guidi. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Marco. A che punto siamo, Marco? Ieri ho letto anche il fondo, politicamente parlando, dico, è inutile che stiamo lì a rimestare nel tutto quello che i giornali ci hanno segnalato in questi giorni. A che punto siamo politicamente? Ieri leggevo Scalfari, immagino che tu l'abbia fatto a tua volta, il quale andava raccontando che è un problema anche di Napolitano, che è vero che non ha la possibilità, lo dico a conforto di chi ci ascolta, di intervenire costituzionalmente fin quando c'è la maggioranza. Però Scalfari scriveva alla facoltà di poter intervenire con messaggi, pressioni, cose eccetera. È questo il momento? No, non è il momento, perché secondo me succede questo. Allora, facciamo una riflessione. Sì. In qualsiasi paese del mondo un capo di Stato con un decimo dei problemi di Berlusconi si sarebbe dimesso e sarebbe scomparso. Sì. Lui dice che non molla. I suoi seguaci, tipo la Lega, mi piacerebbe sapere come fa un ministro come Bossi a giurare fedeltà alla Repubblica e a proclamare la Costituzione. In qualsiasi altro paese sarebbe stato probabilmente cacciato, in molti arrestato e in un paio, e mi piacerebbe che tanto, sarebbe stato fucilato sulla pubblica piazza. Mm-hmm. Invece questo continua a portare il suo handicap in giro, il suo trote, i suoi cialtroni, i suoi leghisti, i suoi banditi, i suoi dementi, i suoi evasori fiscali e via così. Sì. Comunque, tornando a Berlusconi, in qualsiasi paese il popolo sarebbe indignato, da noi è mediamente interessato, ma non è poi così indignato. Certo, stando alle proiezioni, i voti del PDL sono diminuiti moltissimo, sono aumentati quelli delle opposizioni, però bisognerà fare anche il discorso sulle opposizioni. Caro Bersani, così l'opposizione non si fa dividere. Eri un buon ministro, un ottimo governatore di Repubblica, come leader della sinistra fai assolutamente ridere, con te, e poi fanno piangere i vari D'Alema, Veltroni, Renzi, fanno ridere i vari Di Pietro, eccetera. Cioè, il problema è che da una parte c'è la vergogna che sembra accettata tranquillamente dagli italiani. Avete visto quella sciacquetta l'altro giorno in TV che ha detto sì, sono bella, vado via, faccio bene, sì, perché ho bisogno di 20.000, sono brutto. Cioè, una cosa vergognosa da paese del quarto mondo, eccetera. E questi sono i giovani che stanno venendo fuori dopo 20 anni di berlusconismo. Evidentemente anche i vecchi però non si scandalizzano. Quindi, deduzione rapida dopo questo sproloquio, che non siamo ancora alla fine. Ora devo dirti che io Scalfari lo leggo sempre più a fatica, mi sembra che dica delle sciocchezze, delle banalità, delle ovvietà, eccetera. Anche ieri questo pezzo su Napolitano era francamente risibile. Sì. Devo dirti che Napolitano giustamente fa il suo mestiere, non si lascia influenzare da Scalfari, ma il messaggio delle camere avrebbe un duplice effetto. Uno, passerebbe come acqua fresca, svalutando il ruolo presidenziale, del messaggio presidenziale. Due, darebbe adito a qualche ultra del PDL, eccetera, eccetera, dire ecco, vedete, il presidente ce l'ha con noi, eccetera, eccetera. Perciò, per il momento, francamente, anche perché dobbiamo ancora vederne tante, da qui a dicembre vedrai che cosa vedremo, che cosa succederà, che cosa non succederà, quali altre cose succederanno. E la tragedia che forse tu, Flavio, io ci stiamo indignando, sì, ma anche gli ascoltatori tuoi forse non si indignano, ormai è un'abitudine, è una tranquillità, e questo è uno dei grandi drammi di questo paese, che secondo me è davvero alla fine. Per me più che un'abitudine è una metastasi a questo punto, perché come hai ben detto siamo proprio alla fine, e credo che le conseguenze coloro i quali la prendono alla leggera non le abbiano ancora individuate, ma saranno di molto pesanti se non ci si mette riparo. Andiamo a un altro direttore, andiamo a De Bortoli, perché? Perché ci, sì, porta su un altro tema, Marco, sì, che è quello del facciamo da soli, ce la potremmo fare, ricordi il fondo, no? Sì, quello è un fondo che mi ha molto colpito, perché è un fondo pieno di orgoglio nazionale, in un paese che addirittura non sa più di essere una nazione, con appunto qualche baluba delle Alpi Varesine, tipo Bossi che dice secessione, siamo, certo, milioni, puttanate ovviamente, ovvio, quale, certo, secessione, quale milione, ma appunto, ed era un fondo importante che però purtroppo, diciamocelo, è passato sotto silenzio, sì, il giorno dopo il Corriere ha fatto una rassegna delle lettere dei lettori che dicevano di sì, ma era un discorso serio, nessuno. Quale politico l'ha ripreso? Nessuno. Anche questo è un segnale. Non solo non ce la facciamo da soli, ma non ce ne frega niente. Il fatto che non sia stato ripreso il discorso di De Bortoli vuol dire che ai politici, in realtà, di questo paese, della scuola,
questo paese che ha distrutto la scuola, che ha distrutto l'università, che ha distrutto la ricerca, che ha distrutto i beni culturali, cioè le uniche cose che possono garantirci un futuro, non gliene frega niente. In altri paesi il fondo del più importante giornale, il direttore del più importante giornale italiano avrebbe attirato niente, il silenzio. Il silenzio, ragazzi, è che questa classe politica, comincio a... Non prendetemi per un seguace di Beppe Grillo non lo stimo, non lo apprezzo, eccetera, però ha ragione una cosa: questa classe politica fa schifo nella sua totalità, nel suo silenzio, nel suo disinteresse, nel suo occuparsi di cose che alla maggior parte degli italiani di cui non frega niente. E questo è il segnale del silenzio che ha colto il fondo di De Bortoli, è significativo. Possiamo farcela da soli chi? In realtà non solo non può, questa è la prova che non possiamo farcela da soli, ma che è meglio accompagnati che soli, perché da soli facciamo dei casini, non ce ne frega niente. Cioè è una cosa, ricordiamocelo, è una cosa vergognosa questo silenzio. Sai una cosa che mi fa veramente inquietare? È questo. Dunque De Bortoli fa appello agli italiani, ai quali appartengono anche determinati politici, no? Per esempio i nuovi, Renzi da una parte, e poi ci sono Alfano... il ministro dei giovani, la Meloni. Ecco, sì. Io questi l'ho identificati come il nuovo che indietreggia, no? non male. Hai capito. Sì. Allora, vedere Alfano ieri mi ha dato una malinconia, Marco, perché? Perché io credo che un rigurgito di dignità, soprattutto nei politici giovani, a un certo punto debba esserci, no? Perché è su questi che poi si fa conto parlando con De Bortoli, parlando, no? Ma questi là che senza ritegno, il discorso di ieri è una cosa che fa rabbrividire, no? Io non ti parlo di Cicchitto, Gasparri, perché tu mi dici hai scoperto l'acqua calda, no? Ma il giovane Alfano è non solo vecchio, ma è talmente vecchio che è quasi marcio, che è quasi putrescente. E in quanto al giovane Renzi, è un democristiano trasferitosi improvvisamente nel PD, non si capisce bene perché, andava bene l'UDC di Casini, che è diventato sindaco di un'importante città, non come numeri, come produzione, eccetera, ma come simbolo, come essere il sindaco di Venezia, che in realtà non conti niente, ma sei sempre il sindaco di Venezia, e sta facendo il possibile per disastrare definitivamente la sinistra. Prima immagino di andarsene con Casini o con Rutelli o roba del genere. Beh, ci vada e non ci rompa le tasche, per favore. E poi, prima di salutarti, un altro paradosso al quale ho assistito ieri in occasione dei vari telegiornali. Complimenti a proposito all'Annunziata per quella intervista fatta ieri all'1:30. Sì, ecco, c'è un difetto. Io, quando ormai la mano è più veloce della mente, quando vedo la politica italiana, chiunque cambio canale, sì. Ormai in televisione guardo solo politica estera e il rugby, anche perché il calcio, visto grande. Che le squadre per cui tengo fanno talmente pena, è meglio lasciar perdere, guardo solo rugby e politica estera. Povero Marco, hai preso due pappine da Lecce ieri, vabbè. Guarda, lasciamo andare. No, ti dicevo, ho provato raccapriccio in un servizio, quando ho visto... La polizia al cospetto di signori veneziani che erano ammantati di tricolore, sì. E venivano insultati da quei quattro tangheri che solo per il fatto che questi signori erano ammantati di tricolore li definivano dei provocatori. Sì. Allora mi sono detto, ma a che punto siamo arrivati? Con i poliziotti che non intervenivano nei confronti dei tangheri, hai capito Marco? No, ma intervenivano nei confronti di quelli col tricolore. Bravo, fantastico! Allora, devo dire che è una cosa, io se fossi un cittadino coinvolto denuncerei la questura per alto tradimento nei riguardi, per vilipendio della bandiera, per alto tradimento, per aver sostenuto un movimento secessionista, e non mi frega niente se gli ha ordinato il questore, denuncerei il questore, e non mi frega niente se gli ha ordinato il prefetto, denuncerei il prefetto, perché è una vergogna. I poliziotti, i poveretti, fanno quello che gli si dice, ma c'è anche un limite a quello che gli si dice. Sappiano i poliziotti che ho eseguito solo degli ordini, frase detta da Eichmann e da altri, non vale. E io penso, e questo è un auspicio, che un giorno arriveremo a un Red Razione. E allora tutti quelli che cominciano a dire però questo Berlusconi è esagerato, che lo hanno sostenuto per anni, io spero che verranno chiamati, ci sarà una chiamata in correo prima o poi, e voi cosa avete fatto in quegli anni? E anche i pubblici funzionari dello Stato, che hanno fatto strame dello Stato, ne hanno fatto veramente, vabbè lasciamo perdere che cosa, ma liquame diciamo,
dovranno un giorno o l'altro essere chiamati in giudizio e a rispondere da Genova, da Bolzaneto, dai casi come quello, perché è solo così che si può rifare questo paese, se no forse ha ragione davvero Bossi, ma non per la sua padania inesistente, per l'inesistenza dell'Italia. Io spero ancora che l'Italia esista e in attesa che l'Italia esista spero anche che i nostri ascoltatori abbiano buona memoria, perché un giorno o l'altro tutta questa gente, il conto andrà presentato. Speriamo, speriamo Marco. Intanto a presto e buon lavoro, un abbraccio. God bless you.